Ciao a tutti, eccoci qua! Ciao! Cosa facciamo, Vaghito? La pizza con la farina integrale, tanto richiesta. Wow, ce l'avete tanto dato richiesta! Pizza con la farina integrale fatta in casa, Fate in casa, no? genuina Genuine, con pomodorini e dell'orto, quelli che sono saporita! rimasti. Farina integrale. Ok, noi la facciamo tutta farina Tutta farina integrale. integrale. Voi ma avete visto Paghito versione pizzaiolo? Oggi senza grembiule, con la maglietta E il bianca pantalone sporca. bianco non si vede. Pure il pantalone bianco e la bandana, purtroppo un pizzaiolo. Ah, vai, Paghito. Acqua tiepida, Acqua poi tiepida. le quantità le diciamo dopo. Sale, una Lievito. bustina di lievito, basta. Perfetto. E E il andiamo. solito frullino. Frullino, vai Paghito, ci hanno detto le ragazze, mamma mia quel frullino, io l'ho ereditato da mia nonna, ce l'ho da 30 anni, è vero, infatti è Pure vecchissimo, però mio non ce si rompe l'hanno. mai, anche loro hanno confermato. Misuriamo l'acqua, abbiamo detto 500 grammi di farina, 5 per 6, 30, un poco più di 300 grammi di acqua. Perfetto. 320 grammi di acqua. Noi ne facciamo tanta, poi se voi Mezzo volete chilo, raddoppiate le dosi, le le diminuite come volete voi. proporzioni. Questa pizza è troppo buona. Noi già vi abbiamo fatto il video della pizza con la farina normale. Se la volete vedere, casomai ve lo lascio in sovraimpressione. Tanti gusti, dove c'è anche Rosy, mia mamma, che fa la pizza buonissima. E adesso questa versione ancora più genuina e Un cucchiaino salutare, di sale, dietetica e buonissima, perché la farina la integrale farina. si integrale sazia prima. E poi ha un indice glicemico più basso, giusto? Sì. Quindi è più salutare. E poi secondo me ha un gusto veramente più intenso, più buono. Quindi Una bustina provate. di lievito. È una bustina di lievito. È preferibile non a contatto con il sale, quindi abbiamo messo acqua, sale, farina e adesso mettiamo Ecco, il lievito. quindi il lievito va sulla farina e non direttamente col sale. Ecco. Sempre semplici le ricette di Paghito, ma avete visto? Pochi ingredienti, semplici e poi tutte saporite. Metto in moto il frullino. L'ho Vai! detto bene? Frollino Con le mani. anche con le mani si può fare. All'inizio con una forchetta, poi Ah. lo metti sul tavolo con le mani e lo impasti. Perfetto. Col frullino oppure con le mani. Chi è più professionale ha una bella impastatrice, fa prima. Questa farina è farina integrale ed è quella che abbiamo comprato io e mia sorella da quel sito di cui abbiamo aperto il pacco e vi abbiamo fatto vedere tutte le cose bio e buone buone. Comunque, qualsiasi farina integrale va bene, la trovate anche al supermercato, anche se non è biologica, ovviamente biologica è meglio. Vero, Paquito? Bagnatevi le mani, Le mani? bagna, mettete le mani Spolverate le nella mani con un farina, po' di ecco, farina, ecco vedete? la palla. Questo pure a Guardate mano si poteva come fare, è bella. Vabbè, tu sei un pulitone, noi lo sappiamo. Guardala com'è bella compatta. eh? Ecco qua. Il procedimento, se avete visto il video della nostra pizza tradizionale, già la sapete fare la pizza, quindi bene o male il procedimento è lo stesso. L'unica cosa differente qual è? È che mettiamo direttamente la pizza nel ruoto, è vero? A crescerla adesso? Esatto, perché la bustina non è il lievito di Non è birra. lievito di birra. Il lievito di birra si può, Crescere si, prima. no, si può anche lavorare e farlo crescere, lavorare anche 2 o 3 volte. Preferiamo questo lievito in polvere perché è più leggero, il lievito di birra sembra che gonfi un po' troppo la panza. Qua, a proposito, volevo dire una cosa importante. Questo si può fare con il lievito di birra oppure si può fare con il lievito madre. Ti ricordi quelle che abbiamo fatto Sì, l'altra volta? loro stanno ancora aspettando i video con il lievito madre, che tu li devi fare. Quindi farai un Va video bene. in cui farai vedere pane e pizza con il lievito madre, È vero sempre pane e ragazze? pizza, facciamo. Sempre, quella è la tua Ci sono sempre specialità. pane e È la tua specialità. Senza togliere che poi faremo anche ricette di dolci, faremo anche ricette in inverno, di paste, cose. Poi voi quello che volete, basta che ce lo La chiedete. paella. La paella, lui è bravissimo a fare la paella, la fa meglio degli spagnoli. Vi dico solo questo, è vero? Lo Insomma. chiamavano El Paquito Paellero. Quindi vedo una maglione spagnola a Madrid, mi riconobbe. Sì, e che gli disse?
l'ho scritto pure su Instagram. Parito mo ha avuto tutto in spagnolo stava scritto. Parito mo ha avuto un'impressione o una visione o è ridotto. Spagnoleggiante. Stava scritto in spagnolo. Questo ruote sarà 40-40. Ok. Perché vabbè, poi ognuno spesso decide. No, mi chiedono spesso quel tipo di ruote usare. Ma come è preciso. Ok. Ecco qua, dai. Vedete, senza truppe, senza. Non vi preoccupate se si rompe, voi l'attaccate tanto stesso con le mani, con le case. Fammi vedere, va. Ecco qua, vedete. Si salda. Tutti i buchi. Che ti va, Ghito? Allora è pronta. Adesso la mettiamo a crescere. Io penso un'oretta e cresce. Perfetto. Voi vedete, controllate, deve quasi raddoppiare. Ah, ok. Lo spessore. Sempre nel forno spento come consigli tu? Sì, sì, nel forno spento. Se andate di fretta, accendete, ve l'ho detto già, il segreto. Accendete il forno a minimo, la coprite la pizza. Si dimezza il tempo di crescita. Perfetto, va bene, a dopo allora. Ciao. Ciao, vai. Ciao, a dopo. A dopo, siamo qua, mica ce ne andiamo. La vado a mettere nel forno? Andiamo. Col pannello. Allora appassai. Da pannello pazzaiolo. Eccoci, siamo pronti. Guardate com'è cresciuto. Eccoci qua per questa meravigliosa pizza. Oh, e com'è venuta bene, lo posso vedere? È cresciuta, bellissimo. Qua ci abbiamo i pomodorini che dobbiamo mettere da un lato. Mettiamo e qua ci abbiamo, sì, qua ci abbiamo invece la polpa. Noi usiamo questa qua, bio, polpa di pomodoro, un po' di provola se vi piace, parmigiano reggiano, poi quello che volete voi, ma è troppo bella invitante, eh? Andiamo a guarnire. Da un lato quindi mettiamo i pomodorini. Guardate con che precisione Pachito mette i pomodorini sulla pizza. Solo questo vi voglio far vedere. Già lo pregusta con la bocca il sapore del pomodoro fresco. Abbondiamo con i pomodorini. Bella. A me piace assai. Bene, pieni di basilico. Io questa metà dell'origano. Va bene, come vuoi tu. Origano, ok, origano. Vedete questi contenitori qui hanno più o meno 40 anni di vita, vero? Pachito? Sì. Sono più vecchietti di te. Questo è vero. L'aglio, tu tieni 35 anni. Ma quanto andasse? Tu ce l'hai di meno. Di meno. Vai, qua la polpa, vedete che ci mettiamo un po' di provola sopra. Già messo il sale qua dentro. Sì, questi diciamo sono i due gusti base che noi abbiamo deciso di fare, ma ovviamente voi potete farli, cioè come volete, potete fare vari gusti, magari guardate anche l'altro video, noi abbiamo fatto tanti gusti l'altra volta. Un po' di funghetti, un po' di prosciutto. Pomodoro, pizza pomodoro fresco. Vai. Un po' di formaggio. Un po' di parmigiano reggiano. Oh, tutto automatizzato. Regine bio. Ecco qua, tutto bio. Oh, no, assai, paghi. Basta. Basta, paghi, mi esagera. Mamma mia, date che squisitezza. Andiamo in fornaia che tengo fa. Quanto tempo si deve cuocere? 7-8 minuti il lato di giù. Poi dopo la togliamo, la mettiamo sopra, la facciamo cuocere 4-5 minuti, ci mettiamo la provola e completiamo la cottura per altri 2-3 minuti. Esatto. Vero, Pachito? Quindi in tutto un 15, massimo 20 minuti e la pizza è cotta. E gli andiamo a infornare, che tengo fame. Eccoci! Dov'è Pachito? Pachito Arosta. Arosta Pachito. Eccomi qua! Eccolo qua! Con la pizza pronta! Sfornata! Aspetta, che stiamo a fare un zoom? È calda, appena sfornata, ma guardate che magnificenza! Aspetta! Guardate che spettacolo questa pizza, è troppo bella, ragazze! Poi la fate e ci fate sapere com'è, se è troppo squisita o no! Marone, la cottura! Ma estrai, Pachito! Fatto un capolavoro con questa pizza! Mamma mia! Non vedo l'ora di mangiarla! Oh, e voilà!
ma la croccantezza, guardate, la croccante però morbida dentro, è troppo troppo squisita. Dite la verità, come sapete se vi è venuto fam? La tagliamo? Assaggiamo? E allora la Vaghine, già stai mangiando? Che fai? Mangi! Dai, taglia questo spettacolo di pizza. La taglio? Taglia, vado? Taglia, vai! Vai, Vaghine, non temere, amore, è troppo bella, croccante e fuori e soffice di me. Com'è? È così? E a me così mi piace. Tu facciamo per così. Guarda com'è bella, va dentro. Bellissima. Perfetta. Mangia la macella. Sì, ho top. Per avere tutti la stessa cosa. Sono quattro cicchietti, troppo preciso, Paghetti. Ma che si tenuto una faccia una cosa casareccia. È troppo bella, a me come piace proprio perché integrale è ancora più buona, mi dovete credere, è una magnificenza. Veramente, io penso che a tutti quanti ci è venuta una grande fame, Paghetti. Perché è troppo troppo penso importante. Pure io. Andiamo, mangiamo. Come? Facci il capo. Ma si mangia con le mani, dai. Facci il capo e spiato. Io sono in condizioni un po' pietose. Non ho paura. Perché mi devo andare a fare lo shampoo. Però vi voglio far sapere com'è. No. Ragazzi, la dovete fare. Veramente buona. Ma no, è qualcosa di spettacoloso. Buonissima. Spettacolare. Soffice. Guardate una cosa così sana e genuina come può essere buona, senza grassi, senza integrale, ma è troppo buona, la dovete fare, ragazzi. Farina integrale, olio extravergine d'oliva, tutto genuino, pomodori e niente più. Ah, questo un po' di sugo. Lo dovete provare, non siate scettici, questo è per tutte le persone che sono scettici e che dicono la pizza integrale, ma no, ragazzi, è ancora più buona, è provate, più buona, provate ragazzi. E poi ci fate sapere. Vi mandiamo un bacio grande, ma ciao, al prossimo video. Allora, Vaghi, come stavi? È buono, Vaghi. Allora, veramente buona, buona, veramente, sei qualcosa di... è la cosa più buona del mondo. Pure molli, pure molli, Vaghi. No, la pizza no. È cookie, Ehi, scendi. No, no. Vaghi, ma che l'eccezionale. Ma proprio buoni, ma mangi. Rosaria, vieni a mangiare. Si fa fredda?